Bisogna partire magheggiando, eh. Adesso gira questo qua è finito, eh. Marco, faccio una minchiata gigante. Non ti sfuggirà, capitano, tutta l'arrembaggio. Questo video con un tatuaggio che si incide. Ma per il momento so usare bene solo un mazzo, quindi. Io manco quello. Io quando giocavo avevo il drago nero, occhi rossi. Io ero il classico. Tu eri, seguivi la massa. Io seguivo la massa. Manco il mago nero. Beh, poi mi sono un attimo distinto dalla massa con il tun, però. Io sono pronto a perdere adesso subito. Non so manco una mano buona. Wow. Attenzione, magheggia. Vabbè. Bisogna partire magheggiando. Bisogna partire magheggiando, eh. Guarda laggiù. Go, se gli gira quello è uno dei mazzi più forti del meta, eh. Se gli gira. Se gli gira. Dragon Ball GT. Io ti dico già che non gira. Oddio, che bello questo foglio. È prismatica questa. L'unica prismatica che c'ho. L'unica che hai, tra l'altro, è il deck che usi. Io manco quello. Io ho una prismatica in questo deck, ma che non uso per quasi mai. La usi solo per far vedere che è prismatica. Ok. Se sono successe così tante cose io manco leggo effetti, cioè. Allora, qua cosa dovevo fare? Dovevo attivare questo. Talmente veloce sto gioco che fai fatica a leggere pure gli effetti. Sì. Magic è un po' più lento come gameplay. Guarda, io Magic non ho mai imparato a giocare. Neanch'io. È semplice. È uno stronzato. Io ci ho giocato per 5 anni dietro fila e adesso ci gioco con amici, quindi. All'arrembaggio! Oh! Saltiamo insieme per la rotta al grande blu! Io sono il joystick. Mi guardo! Tanto adesso finché non finisce c'è solo da guardare. Vabbè, intanto guarda anche, non lo so, guarda la bottiglia. Mi sta girando quindi male male. Che non ti sfuggirà, capitano, tutta l'arrembaggio. Uno dei... Okay. Comunque era questo il deck, quello pieno di UR, che mi dicevate. Sì, è questo qui. Sì, questo ti servono circa 700 materiali di UR. Poi conta che alcuni tipo le Ash e Liru, i Max Kill li giochi in tutti i mappi, eh. Non so se lui è un Liru, però fioritura di cenere, che tra l'altro c'è il pack che te ne regalano uno. Li troverai. Dei Max Kill. Io posso pescare. Puoi pescare. Wow. Oh, mi sento emozionato. Allora, quella fatina blu con 12 di livello 12 è uno dei e neutralizza un effetto o una magia. È uno dei più forti, vedi? Questo qua neutralizza qualsiasi cosa. Una delle carte più rotte, infatti è stato bandita anche dal no, non è stata bandita questa. Eva è stata bandita. Che eccolo lì, cazzo. Il mio che va solo ad effetti, mi sa che...
che altre che sì, questi mazzi qua quando girano sono un dito in culo. E io almeno pensavo di fare il mio, boh, perdevo, ma cioè così non faccio neanche il mio. Ma è una volta per turno che neutralizzo gli effetti? No, no, se però finché ho carte fatta o tributo in mano. Quindi c'è, cioè, fondamentalmente sì, all'infinito. E conta che nel mazzo ha una fatina che si chiama Eva, che dice quando questa carta viene mandata al cimitero cerca due fate e aggiungila alla mano. Esatto, bandisci due e l'aggiungi alla mano. Anche questa è una delle carte più rotte. Allora, se io attivo questo... 8000 non ti piaceva, no? No. Oddio, guarda, potresti tranquillamente anche forse, così non posso fare letteralmente nulla così. Allora... Cazzo ne hai? Mai abbastanza. Ma come... Grazie, io penso che se incontrassi questo il mio rango, boh, gli installo Yu-Gi-Oh, metto a giocare questa cosa. Non so, mi troverà. Oddio, non ci ho mai giocato, però quasi quasi. No, ma è... allora. Ah, ok, vabbè. Eh sì, perché aveva paura, capito, che hai una carta. Posso anche dire qual era il suo effetto, però tanto. Allora, Marta, faccio una minchiata gigante. No, scherzo. Questo diventa grosso. Tanto. Ah, no. Gli fai, oh, gli fai 7900, sei imbarazzante. A posto. Buono. Guarda, non potevi lasciarmi con pizza. Adesso gira sto deck qua, è finito, eh. Cioè io avevo tre carte in mano, quindi tu potevi attivare tre effetti, io ti avrei interrotto tre effetti di fila. Fondamentalmente.